Sono le 2 e c'è già tanta gente, questo corteo sta avendo un grande successo, ha riempito uno spazio politico che mancava? Sì, mancava, cioè la gente c'era, mancava chi la organizzasse, chi dicesse troviamoci, forse mancava questo, perché in Italia, a differenza del resto d'Europa, finora una vera opposizione diretta esplicitamente contro Monti, la sua politica, chi lo sostiene, a differenza del resto d'Europa, dove contro i governi che fanno questa politica c'è un'opposizione, in Italia non c'era. Critiche, movimenti sulle singole cose, ma sempre tutti bene attenti a non esagerare nel dire via il governo Monti. Noi oggi diciamo invece solo questo, via il governo Monti, cioè via il governo che è il problema del paese, non la soluzione. Un governo che sta facendo una politica economica distruttiva, disastrosa, che va avanti e che andrà avanti se non la fermiamo, ed è un governo che è interprete degli interessi puri del grande capitale finanziario e dei poteri conservatrici d'Italia ed Europa. Monti ha detto: dopo di me chiunque venga, io o altri, dovranno fare le stesse politiche che ho deciso io. E Bersani da Parigi dice: beh, Monti lo facciamo Presidente della Repubblica o Super Ministro dell'Economia, insomma non ce ne possiamo liberare. Questo è, diciamo così, la verità purtroppo, anche se detta con arroganza sia da Monti sia anche, bisogna dirlo, inaccettabile arroganza anche dal Presidente della Repubblica. Il Parlamento italiano ha approvato dei trattati, ha approvato il Fiscal Compact, ha approvato il pareggio di bilancio. Le forze politiche di maggioranza, cioè di centrodestra e di centrosinistra, hanno approvato questo. Quindi nella sostanza è chiaro che se si vuole cambiare bisogna mettere in discussione quello che si è firmato. Bersani sta solo facendo finta, come in gran parte del centrosinistra. Hanno firmato impegni e poi adesso fanno finta di non parlarne, fanno finta che non esistano e non ne parlo, ma quegli impegni ci sono. Quindi quando Monti dice qualsiasi cosa facciate, io detto l'agenda, purtroppo dice la verità, o si ribalta Monti e chi lo sostiene, oppure questa politica continuerà. E ci sono le elezioni però davanti a noi. Le elezioni per adesso sono finte, perché appunto il centrodestra non c'è più e il centrosinistra, che fa le primarie, sta con Monti senza dirlo. Quindi bisogna costruire un'alternativa nel paese e nel tempo la costruiremo anche a livello politico, ma intanto costruiamola nel paese. Qui c'è, ormai bisogna tenere conto del fatto che tutti coloro che vanno in televisione, tutti coloro che controllano la stampa, tutti coloro che si contendono, gran parte, il 90-95% delle istituzioni del nostro paese, rappresentano il 40-45% del popolo italiano. Quindi bisogna mettere in discussione questo. Grazie. Di salute, perché? Beh, mi sembra giusto, se bisogna morire è meglio morire in salute, semplicemente. Comunque il problema è questo, all'Ilva ci sono problemi gravissimi, come si sa, e stanno barattando la salute con il lavoro, non ci sembra giusto, bisognerà contemplare sicuramente le due cose e tenere insieme tutte e due storie, dare lavoro ma darlo nel modo giusto e che salvaguardi la salute delle persone. Proprio ieri le decisioni del governo, come le vedete voi? A negative, assolutamente, non siamo disponibili più ad aspettare che si baratti la salute con il lavoro e viceversa. Nuovi finanziamenti a chi ha creato il problema? Sì, io non sono assolutamente d'accordo a finanziare coloro i quali hanno creato il danno a quel paese, a quella città, non mi sembra giusto. Se hanno creato un danno è giusto che paghino loro. Ieri sera Passera ha detto: nessuno deve scegliere tra lavoro e salute. In realtà però la scelta è drammatica, Taranto. Sì, in realtà la si sta facendo, perché effettivamente stanno ricattando, perché si tratta di un ricatto, i cittadini di Taranto. Non ci sembra giusto, assolutamente, è incomprensibile. Grazie. La magistratura che ha detto. De Magistris propone per le prossime elezioni politiche una lista arancione fuori dal centro-sinistra. Reagisce subito Rifondazione dicendo che è una buona idea. Come andare in questa direzione? Intanto De Magistris propone
movimento arancione e di fare una lista. Io non sono interessato al movimento arancione, c'è già un bel movimento rosso, ma sono interessato a fare una lista unitaria fuori dal centro-sinistra e che si candidi in alternativa alle politiche di Monti e dell'Unione Europea. Napolitano dice: qualunque governo dopo Monti farà le politiche di Monti. Monti ricorda la stessa cosa e Bersani dice: Monti farà il Presidente della Repubblica, un super ministero per l'economia che può controllare tutto. Sconfiggere questo quadro non sarà semplice. Non sarà semplice, però bisogna avere chiaro che il quadro è questo, è la prosecuzione del montismo dopo Monti, cioè delle politiche neoliberiste. Per questo noi diciamo che va fatto uno schieramento alternativo che sia chiaramente non solo contro Monti, ma contro quelle politiche, per mettere in discussione il fiscal compact, per smetterla con le politiche diciamo basate sui sacrifici. E quindi un'opposizione durissima a questa prospettiva, non solo al governo Monti di oggi. Contro le politiche che vengono imposte ai popoli europei da coloro che hanno provocato questa crisi e che quindi attraverso le politiche che propongono peggioreranno la crisi perlomeno per i ceti popolari. Noi stiamo assistendo quotidianamente a un ulteriore trasferimento di risorse dai ceti popolari alle grandi banche e ai fondi finanziari. A pagare sono i soggetti più deboli e quando dico più deboli intendo proprio coloro che non hanno nessun potere. Non è un caso che ad aprire il corteo ci sono gruppi di persone disabili che si vedono tagliate qualunque cosa, che vedono assoggettate le tasse, le pensioni, che vedono assoggettate le tasse, l'indennità di accompagnamento, che si vedono tagliati gli insegnanti di sostegno a scuola. Questo è l'esempio più drammatico di che cosa produce la politica di Monti e la politica dei governi europei. Con l'Europa delle lotte, esiste un'altra Europa? Esiste un'altra Europa che si esprimerà il 14 novembre con lo sciopero insieme dei lavoratori spagnoli, dei lavoratori portoghesi, greci, 16 con lo sciopero della FIOM. Un'Europa che è molto più diffusa di quello che si crede, ma che deve ancora trovare una sua rappresentanza, una sua soggettività politica, e credo che la manifestazione di oggi serva anche a questo. Anche in Italia vi sono centinaia di lotte, ma ognuna ha difficoltà a collegarsi alle altre. Noi dobbiamo riuscire a spiegare che il confronto oggi è globale, che c'è bisogno di una piattaforma in Italia, unitaria, e c'è bisogno anche di una rappresentanza politica. Questa manifestazione mette insieme centinaia di sigle diverse, è complicato costruire una unità? No, non è complicato se si hanno degli obiettivi e delle parole d'ordine molto chiare. Qua non ci sono coloro i quali appoggiano il governo Monti e fanno finta di essere contro, non ci sono i sindacati che hanno fatto accordi col governo Monti e stanno facendo gli accordi con la Confindustria sulla produttività, non ci sono tutti coloro i quali non dicono no ai trattati dell'Unione Europea, non dicono no al potere delle banche e delle finanze. Vogliamo dire oggi qua che i tecnocrati dell'Unione Europea devono andare a casa, i popoli non possono essere affamati per far fare profitti ai soliti, agli speculatori finanziari, ai fondi internazionali, alle banche. Stiamo pagando un debito che non abbiamo fatto noi, è un debito che serve a pagare chi? Gli interessi sui titoli di Stato. Noi rifiutiamo di pagare il debito. Federazione della Sinistra in piazza per il No Monti Day, cioè una partecipazione diciamo libera. Sì, come Federazione della Sinistra di Roma siamo in piazza, c'è una partecipazione molto ampia, vedo veramente un protagonismo largo in questa manifestazione, è la seconda manifestazione contro Monti, la prima la fece la Federazione della Sinistra qui a Roma, il 12 maggio 2012, quindi pochi mesi fa. È chiaro che c'è un processo, un percorso importante che deve dire basta alle politiche di Monti, che sono poi le politiche della BCE, perché Monti non è che si inventa granché. Sono politiche della BCE, ma anche dei partiti che sostengono Monti, che stanno organizzando il nuovo centrosinistra. Sicuramente la BCE e Monti sono sostenuti in questo momento da quel Parlamento, ci sono forze politiche che si sono assunte la responsabilità di votare appunto determinati provvedimenti. È chiaro che se si vuole voltare pagina si dovrebbe tornare indietro almeno nelle parti più importanti di quei provvedimenti.
noi come Federazione della Sinistra a livello nazionale, ma con altre forze, stiamo raccogliendo le firme sull'articolo 8, l'articolo 18. Crediamo che, come dire, è molto strano che neanche mentre durante il periodo, diciamo, del vecchio centrosinistra, almeno sul programma ci si scriveva tutto il contrario di tutto, adesso sia il problema anche di scrivere, di mettere ad esempio, di ripristinare l'articolo 18. Quindi credo che questo sia un elemento che dovrebbe far riflettere rispetto al contesto politico che abbiamo di fronte. In piazza pezzi di SEL, pezzi del Partito dei Comunisti Italiani, tutto questo variegato mondo. È possibile pensare a un processo anche politico dopo questa piazza? Questo ovviamente non sono io a poterlo dire in questo momento. Sicuramente da una parte i grillini, diciamo Grillo, e dall'altra una larga fascia di astensionismo e una, diciamo, una volontà, almeno molto frammentata purtroppo, di resistere a queste politiche e quindi alle condizioni in cui versa questo paese, ci dicono che c'è, come dire, uno spazio politico che la sinistra deve essere in grado di riempire. In questo senso credo che purtroppo siamo a ottobre e quindi non so se le elezioni politiche del 2013 riusciranno a rappresentare appunto questa capacità. Ovviamente in questo senso credo che, come ancora una volta, la sinistra è in grande ritardo. Mirafiori è sceso in lotta, il posto di lavoro non si tocca. Se no cambierà, lotta dura ci sarà. Allora, è andato tutto bene, decine di migliaia di persone, sì. Siamo arrivati a Piazza San Giovanni, oggi adesso assemblea. Sì, è una grande manifestazione, è un segnale politico, che si può ripartire dopo un lungo periodo di calma piatta, in cui non si è riusciti a costruire una risposta della dimensione, della gravità di quello che abbiamo di fronte. Quindi ci sono i prossimi appuntamenti, già in arrivo, c'è il 14, dove adesso lanceremo una manifestazione, poi bisogna andare avanti, perché tutte le forze che hanno costruito questa iniziativa oggi ne escono rafforzate, ma ne escono rafforzate perché sono state assieme. Nessuna delle forze che c'è qui oggi è in grado di dire posso fare da sola. Se sapremo mantenere lo spirito che ha portato a questa manifestazione, faremo delle cose importanti. Contro il regime dei padroni, poi l'appello dobbiamo fermarli, no debito, oggi no Monty Day, è un percorso che anticipa l'apertura di uno spazio politico. Beh sì, uno spazio sociale e politico, qui ci sono forze sindacali, forze politiche, movimenti civili, persone. Bisogna costruire l'alternativa a Monti, alla sua politica e a chi lo sostiene, sia sul fronte sociale, perché c'è anche sul fronte sociale chi sostiene Monti, sia sul fronte politico. Bisogna costruire entrambe le cose, mi pare che qui abbiamo cominciato a mettere le premesse per farlo. Monti non è il nuovo in Italia, è bene sottolinearlo. Monti è la conclusione di 30 anni di politica che ha visto le classi dirigenti del nostro paese, sia di centrodestra sia di centrosinistra, perseguire una politica liberale e liberista. Monti è la sintesi estrema di queste politiche. Bisogna capire che la lotta contro Monti è la lotta contro un'intera classe dirigente. Monti dice che non bisogna essere moderati ma radicali, servono risposte radicali, ovviamente dal suo punto di vista. Anche questa piazza lo dice. Sì, su questo siamo d'accordo. Penso che abbia proprio ragione. Servono risposte radicali, esattamente opposte a quelle che vuol dare Monti.